Sempre grande Andrea. Facciamo un ripiacere un'altra volta. Ciao Andrea, ecco. Grande. Qua ci sono tutti gli stand perché oggi è una giornata del nostro mercatino di RBS, dove appunto anche ospiti esterni vendono tutto il loro materiale, tutti i loro modelli. Si prepari poi Massimo con il suo Goblin a 12 celle, mi raccomando, guardatelo bene. Quello è un elicottero che fa 3D, ma 3D paura. Modello alla bassa. Oh, allora, parcheggio giù fondo, fai il giro. Spettacolo. Ragazzi, a testa in giù. MB339, Andrea sperimentale. Diciamo che da un punto di vista di peso non sono inoffensivi. Su internet. Certo, Andrea Pidocchi. Ah, ecco. Dopo finiamo. Quanto pesa la bestia qui? 9 kg. 9 kg. Allora, abbiamo su una ventola Jet Fan con il motore Hacker, pacco batterie da 12 celle e abbiamo anche una mini batteria in caso di sicurezza. In caso non si sa mai. Ridondanza. Esattamente, in caso non si sa mai. Partisse il motore. Velocità massima non l'ho mai provata, non l'ho mai sperimentata in velocità. Queste sono le radio? Questa è la mia radio, sì, la Futaba, 16 canali. Come vedete c'è pure il pilota a bordo. Ecco, adesso mi raccomando. Adesso filmo questo perché mi hanno detto che è bravo. Ovviamente ragazzi, questi qui sono obbligatissimi a volare a vista perché non hanno una telecamera montata, devono proprio guardare ogni movimento. Applauso per Luca!
Questo è un aereo, un Viper Jet, è molto impegnativo, farà determinate figure acrobatiche che fanno in alcune gare. Cambia totalmente anche il suono. Ecco, in decollo il Viper! Mi dicevi che la difficoltà con quelle condizioni qua? Sì, perché dato che c'è un po' di foschia, adesso lui ha il sotto bianco, alcuni aerei fai fatica a vederli perché non distingui il sotto da il sotto sopra. Sotto da sopra in alcune figure, sì, con un determinato tipo di luce. Oggi diciamo non è ottimale, è così così, però il suo sotto è bianco, il contrasto c'è, ecco. Poi lui è molto bravo, vedi che bella. Lui è anche giovanissimo, giusto? Giovanissimo, sì, 17 anni. 17 anni. Bravo! Complimenti, Andrea! No, ancora con noi. Però vinca, ci manca. Sai perché? Perché con la regina, mi sa che quando ho cantato col polo, a volte purtroppo credo che succedano come in ogni ambito e succedono anche in Formula 1 e quindi assolutamente purtroppo è così questo hobby. Tra l'altro si sta parlando di che qua non c'è la DJ Car Refresh, no? No. E quindi sono assolutamente cazzi. Assolutamente, paghi tutto di tasca tua. Costano molto le componenti? Assolutamente sì. Tanto tanto? Tanto, nel senso che non sono giocattoli. Assolutamente, questo è modellismo serio. Ci sono modelli diciamo meno seri, nel senso i polistiroli, che è quello col quale io volo oggi, che è un kit col quale appunto la riproduzione del 339 e costa circa 1000 euro tutto l'assieme. Poi dopo, ad esempio, il jet, quello rosso Viper Jet che hai visto in volo, Andrea, costa parecchie migliaia di euro. Parecchie oggi, migliaia? Sì, sì. E tu da quanti anni hai cominciato? Io allora faccio modellismo da quando sono piccolo, poi dal 2008 circa ho conosciuto questo gruppo, il nostro presidente soprattutto Dario Piazza, che appunto mi ha portato in questo campo, ha fatto scuola di volo, come fa anche a tanti ragazzini che sono qui al campo, fa lezioni di volo, ti insegna a volare, perché non c'è cosa più sbagliata che comprare un giocattolino al negozio e metterti nel campo dietro a casa tua senza avere una minima base di volo, perché sì. E questo vale anche per i droni, assolutamente, anche se lì se noi non tocchiamo gli stick restano in aria, e ma... quindi il tuo drone è salvo, non si fa niente. Questi aerei devi essere totalmente in grado di governarlo, altrimenti finiscono a terra.
avete visto, ragazzi, quello è un trainante, per l'Aliante. Pista libera! Signor Albertini! Bravo! Complimenti! Bellissimo Aliante, bellissimo atterraggio! SH26, scusate! Bravissimo! Bellissimo! Allora, sono qui con Stefano. Stefano è un amante del cielo, lo ama talmente tanto che ha scritto quanti libri? Due libri sull'aeromodellismo. Due libri sull'aeromodellismo, tra l'altro, che hanno dei nomi fantastici. Voglia di volo e l'altro è Fame d'aria. Io li comprerei anche solo per come li ha intitolati. Grazie. E sei anche promotore di un'iniziativa molto molto bella da un punto di vista sociale tra appassionati. Sì, allora io sono da febbraio il presidente del gruppo modellisti sportivi di Ceriano Laghetto e tra le altre cose ho pensato di lanciare l'iniziativa del gemellaggio con altre associazioni, nel senso che visto che comunque siamo tutti appassionati di volo, tutti appassionati del modellismo e comunque in genere nei gruppi c'è tanto spirito di squadra, eccetera. Ho detto, basta vedere oggi. Esatto, infatti è la seconda volta che vengo qua come ospite. E ho pensato perché non lanciare questa iniziativa con altri gruppi di gemellaggio, semplicemente si tratta di i direttivi si mettono d'accordo, qualche pilota di un gruppo va poi in date stabilite a volare nel campo ospite e viceversa e magari creando poi iniziative insieme come ad esempio adesso a luglio ci sarà la pattuglia acrobatica ad Arona e inviteremo qualcuno del Ronco Briantino se vuole venire con noi a vederla. Molto bello, dovranno invitarmi per forza anche a me, se no non gli metto i link in descrizione, a parte gli scherzi. In descrizione trovate il link che vi porta ai suoi libri che sono messi su Amazon, quindi complimenti davvero. E poi trovate anche i suoi riferimenti se volete partecipare a questa sorta di gemellaggio tra tutti quelli che amano il cielo. Grazie mille Stefano. Grazie mille. Eccolo qua. Frecce tricolori tutta la vita. L'hai fatto tu con l'aerografo? Sì, con l'aerografo assolutamente. È un kit, lo vendevano anche colorato, ma quando lo cercavo non c'era delle frecce tricolori, l'ho trovato bianco e te lo sei fatto tu? Te lo sono fatto io. Adesso sto attaccando la batteria dell'est. Il back. Qua ci sono due circuiti che sono la potenza e il comando. Questa batteria alimenta tutta la parte di comando. Ok, alettoni, elevatore, coda ovviamente che va insieme al servo del carrello. Prima appunto si prova tutta questa parte. La checklist. Ovviamente per imparare devi avere proprio a fianco di te qualcuno, giusto? Che in qualsiasi caso ti prende i comandi. Io sto parlando dei primi voli nella vita. Sì, sì, assolutamente. Per imparare, non proprio così, addirittura ci sono i radiocomandi, tipo questo col cavo, quindi cavo allievo maestro. La persona vola, fa un volo e lui, non appena la persona si sente insicura, lui schiaccia e prende uno comandi. Stick, prende il comando sì, e lo prende lui in volo. Oppure addirittura ai primi livelli, l'istruttore te lo porta in volo, poi con lo stick ti passa i comandi tu un volo. Ovviamente il decollo e l'atterraggio sono cose abbastanza complicate, soprattutto per i principianti, quindi è meglio che le faccia l'istruttore, però è il modo migliore per imparare, essere seguiti da qualcuno più esperto. Monta un motore Lander da 90... Questo è polistirolo. EPP, polistirolo, certo. Monta una ventola Lander, un gruppo ventola Lander, un regolatore, un ESC da 100 A, assorbimento massimo sono circa 70 di A, pacco batterie una lipo 6 celle, grafene,
Anche tu prendi tutte le accortezze sulle lipo, storage, bla bla bla. Assolutamente, vanno tutte messe in queste bag antideflagrazione. Monta 6 servi micro, ovviamente i carrelli retrattili. Il kit originale non montava i carrelli retrattili, ma ovviamente così è molto più verosimile a quello vero. Non montava, come ti dicevo all'inizio, neanche il servo di coda. La coda era... Questo ti permette di fare alcune manovre. Bravissimo, permette di fare alcune manovre. Questo sei te, e questo è Pinotti. Esatto. Oggi sono io. Il pilota. Foto in diretta al Pinotti con i suoi fans. Adesso decolla il mio amico Lorenzo, il suo fantastico aeromodello, l'avete visto. Io invece lo seguo con il movimento di rollio con il mio DJI Mini 3 Pro nella fase di decollo, coordinato ovviamente con lui, mentre un Mavic 3 ci seguirà da dietro. Poi vedrete le immagini ovviamente montate nel mio video. Adesso assisteremo al volo di Lorenzo nel nostro gruppo con il MB339 delle frecce tricolori. Piedi dalla pista, però devi stare qua per frenare. Gianni Model Competition. Vado. Collo con rimbalzo, grande Lori. Sono qui con Dario Piazza, che è un ex pilota, e siamo qui con il Ronco Briantino Squadron, un gruppo di aeromodellisti che mi ha ospitato oggi, uno spettacolo fantastico, avete visto le immagini, ne vedrete ancora. Quando è nato questo gruppo? Questo gruppo è nato nel 2014 e ci siamo riuniti, abbiamo fatto la nostra associazione, abbiamo praticamente creato quello che prima era un gruppo d'amici, è diventato un'associazione che chiaramente ha fatto poi il suo evolversi, e la nostra passione è la colla che ci tiene assieme e ha portato questo. Poi alla fine gli amici poi si moltiplicano. Allora, come la panna montata. Come amici siete davvero tanti. Tu sei il presidente. Sì. È nata da te questa cosa? Sì, sì, l'idea era, perché in origine c'era un altro gruppo che avevo sempre creato io, che poi per ragioni politiche si è separato, e chi è rimasto praticamente abbiamo di nuovo fatto la nostra associazione, abbiamo creato il nostro gruppo che si è rinfoltito di nuovo e praticamente ha avuto un buon successo, perché se le persone sono contente, le persone sono soddisfatte al di là del discorso economico, ma si trovano bene, volano, è organizzato, non aspettano, hanno la loro possibilità di fare il loro mercatino, quindi è un'amalgama di cose che tutto sommato ha portato un buon risultato. Tra l'altro, organizzato tutto benissimo, massima sicurezza e certo, quello sì, grandissima partecipazione. Ci tengo a dirlo, abbiamo la nostra area segregata secondo le normative ENAC. Purtroppo ci hanno detto che fino a quest'anno è la durata della concessione, poi si vedrà, perché ancora ENAC attraverso EASA non ha ancora deciso bene come evolveranno queste cose, però li faremo vedere il nostro video su YouTube, perché no? E così vedranno con i loro occhi quanto è bella questa manifestazione per tutti gli amanti del cielo, quindi a maggior ragione questa cosa deve continuare. Grazie mille di avermi ospitato. Grazie a voi. È la prima volta che vedo uno spettacolo del genere, sono anch'io emozionato. Noi ci vediamo nel prossimo video. È l'occasione per tornare, allora. Certo, ci mancherà. Arrivederci. Ciao ciao. Ciao.